Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avevo anticipato qualche giorno fa, cambiamo gli iniettori dell'impianto GPL. L'impianto GPL che monto io è un Landi e gli iniettori che ho su montati sono gli iniettori col tappo verde o arancione. Tappo verde o arancione perché quelli col tappo verde sono della generazione più vecchia, quelli col tappo arancione sono gli stessi col tappo verde, ma sono leggermente modificati, che sono della generazione successiva alla mia. Quindi tappo verde arancione. Poi farò un video dove spiegherò bene perché verde arancione, quali sono i colori, ci sono neri, ci sono di altri colori. E ho optato questa volta per questa marca, la PowerJet LP. E è una marca italiana, quindi sono fatti in Italia. Loro danno questo prodotto per superiore all'originale, quindi all'Andy. Dato che costano meno, ho optato per questa scelta. Innanzitutto, vediamo cosa troviamo dentro la scatola. Dentro la scatola chiaramente troviamo tutto separato. Io in realtà ho già montato tutto. I tre ugelli, avremo i tre connettori. Okay, questi qui sono i connettori standard che troviamo sull'auto, è il connettore vecchio, e mentre qui c'è il connettore suo e chiaramente basta infilarlo ed è già a posto. Questo è il rail completo, è tutto d'alluminio, la sedia d'alluminio ed è già superiore a quello originale perché quello originale monta tutto di plastica. Sono più piccoli. Come vanno questi iniettori? Allora, vanno molto bene, io in realtà li ho già montati, li ho rismontati per farvi vedere il procedimento, ma prima di parlarvene chiaramente ho dovuto fare tutte le prove del caso. Vanno veramente molto bene, la macchina è rinata e non c'è differenza tra benzina e GPL, quasi va meglio GPL, e sono molto corposi come spinta. Ricordatevi che io non prendo soldi dalla ditta per fare questo tipo di recensione, è una scelta che ho fatto io, li ho provati e li ho comprati. Li trovate su eBay questi a 128 euro spediti, 150 qualcosa, 155 credo, e la versione è a 4 iniettori. Dovrebbero darvi nella scatola anche delle barre per fissarli sopra il motore, in questa scatola non c'era, quindi potete sfruttare quella che già avevate, e nel mio caso non c'è, quindi sono proprio appoggiati sopra e il coperchio del... La scatola del filtro mio li tiene fermi. Probabilmente dovrete rifare un minimo di taratura una volta che sono montati, perché il difetto che dava a me all'inizio era che quando poi si lasciava il gas, diciamo da 3000 giri, si metteva in folle e si scendeva di giri, l'auto passava, doveva rimanere a 800 giri, invece passava un po' sotto, andava tipo 500, poi boom. E ritornava a 800, ma è soltanto una questione di taratura, è una cosa che si fa proprio anche con la taratura. Io l'ho risolta con la taratura automatica addirittura, che poi vi spiegherò come si fa e cosa serve. Ho un iniettore Landi costa 50 euro, quindi tre iniettori 150 euro. E quindi andiamo a montarli. Allora, per smontare i vecchi iniettori è molto semplice. Io ho già svitato il tubo del gas che va dal filtro agli iniettori, quindi questo tubo bisogna sganciarlo. Okay. Poi ho già sganciato le fascette che dagli iniettori vanno al motore. Ok, adesso rimangono gli iniettori così fuori. L'iniettore basta, il connettore basta spingere la mollettina, diciamo, di metallo che c'è. La spingiamo e la tiriamo via. Guardate come sono le lettere sugli iniettori. Io ho la A, la B e la C, e poi andranno nella stessa, nello stesso ordine. Questo è il connettore, basta alzarlo con un cacciavite qualsiasi e lo stacchiamo. Adesso torniamo dentro e andiamo a togliere questo. Ok, quello che dobbiamo fare adesso è. Questi sono gli iniettori Landi e questi sono gli iniettori nuovi della PowerJet LP. Quindi già questi qui sono più piccolini e quindi occupano meno spazio, anche in spessore. E poi questo è tutto di plastica, mentre questo qui no, questo qui è tutto di alluminio. Allora, però una cosa che dobbiamo fare è andare a togliere questa parte qui.
La togliamo con una chiave da 10. Basta togliere la vite. Smontiamo questo. Questo ha la sua ghiera con dei fori per adattarsi a tutti i tipi di esigenze che abbiamo. Il mio va bene così perché una volta appoggiato il connettore rimaneva da questa parte qui, quindi lo avviterò da questa parte. Ok. Stringere. Okay. Niente, siamo pronti per rimontare tutto in auto. Prima cosa da fare, vi consiglio di attaccare i connettori giusti, perché una volta messi i cavi poi facciamo casino. Invece attaccate, nel mio caso, A, B e C. Andiamo ad attaccare il connettore, quello di fianco. Una volta attaccato, tiriamo giù la linguetta, che è fermo, e poi riconnettiamo tutti i tubi. Il procedimento è finito. Cioè, basta fare solo questo. Poi, se ad auto accesa riscontrate dei problemi, allora farò un video successivo a questo, per la taratura dell'impianto GPL. Chiaramente trovate tutti i link degli iniettori, sia A3 che A4 iniettori, cioè del rail. Troverete il link del rail sia A3 che A4 iniettori. Ovviamente andrò a prendere i link dove questi costeranno meno, che sono su eBay. Vi rimando a tutti gli altri miei video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di rimanere aggiornati sulle prossime uscite dei video accendendo la campanella, mi raccomando, è molto importante. Prossimi video parleremo di taratura dell'impianto GBL, quindi è una cosa molto interessante, ci vogliono pochi soldi in realtà per farlo e una volta che abbiamo il materiale lo possiamo fare sempre noi, da soli. Il procedimento richiede veramente 5-10 minuti scarsi e la macchina è nuova. Ci vediamo presto. Ciao!